Movida Television. Musica, eventi, moda, spettacoli, news. Movida Television. Il programma di intrattenimento ideato da Lucio Ruggero. Se vuoi essere protagonista e avere le telecamere di Movida Television, chiama il 348 82 39 263 o scrivi a movidatelevision@libero.it. Movida Television. Seguici anche su Facebook, YouTube, Twitter. www.livestream.com/movidatelevision. Le nostre telecamere Movida Television al Partenope Village, il ricordo di una gran bella persona, della storia della canzone napoletana, il nostro amico di sempre e lo sarà per sempre, Gianni Sacco. Occhio al servizio. Parola d'amore, a se notte c'è la ringolietta e non riesco a dormire, la paura cacchio non da vega ma ci rindo cuore. I minuti addivengono i giorni passati con te. In Movida Television anche la voce del poliedrico Alberto Selli. Ciao Alberto, il ricordo del grande amico Gianni Sacco. Sì, ciao Ida, l'hai detto, noi siamo principalmente proprio per ricordare un grande amico, un bravo artista e soprattutto una splendida persona. Io ho avuto il piacere di scrivere diverse canzoni con lui, ne ho condiviso tantissime cose. Di solito quando una persona non c'è più se ne parla sempre bene. Giovanni era buono prima e dopo. Lo voglio bene. Alberto Selli, Movida Television, fai un salutino. Al grande pubblico di Movida Television, che stasera si è pregiato di Da Piccolo. Ho fatto che su Gere e Saba che cosa. Incontriamo anche lo splendido volto di Giovanna Desio, mi è sempre piaciuto, sin dall'inizio della sua carriera, amica del grande Gianni Sacco. Assolutamente sì, no, volevo farti un complimento per tuo figlio e poi un altro a te, due complimenti, che sei bellissima e ti conosco da tantissimi anni, sei una grande professionista. E che possiamo dire di Gianni? Gianni era una persona umile, oltre ad essere un grande artista, e non se la pensava proprio. Pure se lo poteva permettere, essendo uno della vecchia guardia, avendo conosciuto tantissimi artisti napoletani. Che dire, che lui ci guardi da lassù e ci benedica, ci... non lo so che cosa dire, perché ci osservi sempre, ci guidi durante il nostro cammino, è vero. Anche tu delle canzoni, no? Seguiranno tanti brani con i tanti amici, i tuoi colleghi. Certo, io infatti giovedì ho fatto una trasmissione mia in diretta e l'ho dedicata a lui, mi ho dedicato un classico napoletano perché lui era un cultore, un grande cantante della canzone napoletana. Ivan De Luca, c'è da dire una cosa importantissima, sei stata sempre accanto al maestro Gianni Sacco. Credimi, proprio questo adesso parlavo, in una giornata di 24 ore, 16 ore, si parla solo di Gianni, perché poi in qualunque posto vado fanno Ivan De Luca, molti Gianni Sacco, ah, che grande persona, com'era bella quella canzone che facevate insieme, come ci mancano quelle dirette che facevate, ma tante cose, ho fatto veramente tanto con Gianni. È una persona che non me la posso mai dimenticare, sta nel cuore come porto altre persone speciali. Come lo ricorderemo sul palco del Partenope Village? E come lo posso ricordare? Semplicemente sempre con A figlie e un compagno. E quando canto questa canzone mi rammento sempre lui che faceva, voglio un problema, tiene solo tu. Gianni è stato sempre il mio sischiere l'angelo, veramente con gli angeli, perché sei stata una persona che ha fatto veramente tanto per la musica napoletana, eri un cultore della musica napoletana e avevi una grande umiltà enorme. Ma parla di te, vicino a mare.
Movida Television. Io, Ida Piccolo, insieme a Renato De Carmine, direttore del Partenope Village, questa sera conduttori di questo memorial, di questo ricordo del nostro grande amico Gianni Sacco. Ricordiamo veramente un grande uomo, una grande persona, un grande amico, un pezzo della nostra bella Napoli. Devo dire la verità, per me Gianni Sacco era come un fratello maggiore. Sto parlando e mi vengono i brividi, perché in questo momento lui ci sta guardando e questa cosa che noi facciamo è per lui, interamente dedicata a lui. E vedo che questa sera c'è veramente tanta affluenza di tanti artisti per quanto ne concerne la canzone napoletana, anche attori, cabarettisti, insomma c'è veramente un po' di tutto, perché ci fanno vedere praticamente come questo uomo, che è un uomo bravo, diciamo che ha seminato bene nella sua vita. Quindi lo hanno onorato tantissimi amici che questa sera vedremo sul palco del Partenope Village. Tra poco saremo io e te praticamente a presentare questa bella manifestazione, questo ricordo di questo grande uomo. Quindi questa sera ovviamente onoriamo tutta la famiglia Sacco che è qui con noi questa sera, tutti i figli, Gianluca, Ciro, e poi c'è Ivan De Luca, che praticamente lui è il figlioccio che stava sempre con Gianni Sacco. Quindi tra poco inizierà questo grande spettacolo dedicato praticamente a un angelo del cielo, un angelo che canta dal cielo e ci sta guardando. Ciao Gianni, ti vogliamo bene. Salutiamo anche la moglie Anna, un grande abbraccio da parte nostra. Quindi occhio al servizio, no? Alle canzoni. Grazie anche a Movida Television. Che Lucio! Questo programma, number one. Io direi di iniziare prima con Ciro. Ciro Sacco. Vorrei che dicesse qualcosa. Chi era tuo padre? Ecco, partiamo da questa domanda. Papà era umile, rispettoso verso tutti, sia nel lavoro che nella vita normale. Poi amava il suo lavoro. Scusate, sono emozionato. Un applauso a Ciro, un applauso. Che bello. Non ti preoccupare. Anche con i suoi colleghi più giovani, se stavano iniziando a fare questo lavoro, gli dava molti consigli, diceva che i giovani ci devono essere il futuro della nostra canzone. Facciamo un applauso emozionatissimo. Solo ti invito a spiegare quanto bene te voglia. Di Gianni Sacco anche la nostra amica Ida Rendano qui al Partenope Village. Hai qualche ricordo? Buonasera Ida, sei sempre bella. Ciao amore Ida, amore della vita mia, sono contenta che in sottofondo si sente la sua voce. Un ricordo bellissimo, un grande amico di papà, è stato il primo impresario che ha fatto cantare Ida Rendano, una persona per bene, un artista che amava tantissimo la musica napoletana, e poi me lo ricordo sempre bello, impeccabile, giacca e cravatta. Un abbraccio veramente alla famiglia, è una persona che ha seminato bene.
bene e sta raccogliendo i frutti del suo operato sia come artista che come uomo, perché lo portiamo nel cuore e siamo qui questa sera per omaggiarlo. Grazie Ida, grazie alla tua presenza e grazie a tutti i nostri amici colleghi che sono qui al Partenope. Salutiamo Movida Television. Ciao Lucio e ciao Movida Television, ciao. Ida Rendano. Ciao. Non vedo l'ore da spugnare, non vedo l'ore da uscire, per venire a sta appuntamento. Pure non vedo l'ore sta con te, pure non vedo l'ora, non vedo l'ora. Tu con me si come una freva, l'ossessione che non si leva, tu sei quella che non si vera, lo segreto tutte segrete. Amico Maurizio ad omaggiare un grande amico artista della canzone napoletana Gianni Sacco. Prima che grande artista, grande uomo, cultura al massimo per quanto riguarda la canzone classica e neoclassica napoletana, quale Gianni Sacco, che io mando un bacio e meritava questa grande serata in suo onore. Grazie Maurizio, un saluto anche speciale ai nostri amici che seguono questo format, Movida Television. Movida Television di Lucio Ruggeri, alla quale io mando un bacione grande, ma soprattutto al papà che osserva suo figlio da lassù, che ha inventato la televisione libera nel 1975. Abbiamo detto tutte cose. Abbiamo detto tutto. Dopo questo, bacio e alla prossima. Ciao ciao ragazzi, ciao. Faccio già una settimana che non si chiude, non mi chiamate né per dire addio. C'è verena da morte, non c'è ruota a far pace. Merito solo stasera, diciamo la stanza. Ma queste cose fanno innamorate, che fanno pace non mai innamorate. Forse per me tu non c'è mai cannute, era solo una notte con me. Nicola, anche tu presente per questo memorial, sì, di Gianni Sacco. Per il grande Gianni Sacco, lo voglio bene, lo porto nel mio cuore. Io lo chiamavo con Cammine Liberate per sapere chi è autore delle canzoni vecchie. E lui era un cultore comunque delle canzoni. E un bacio Gianni, tanti ci seguo dall'assù. Da Nicola Turco, un saluto per Movida Television. Un bacione a tutta Movida Television e a Lucio. Ciao Lucio. Non mi mai un rinciato, ma chi sogge per la tua ma sarebbe sorrotto. Ma dicevo non sia mai, se calassi e non mi innamora, senza di non cambiare nemmeno l'amore. Che lampada sta.
E anche l'amico grande Iano Zappulla per il nostro cultore, uomo buono, sincero. La grande Ida Piccolo, la grande Ida Piccolo, la persona più brava, più bella e più trasparente che abbiamo a Napoli. Grazie, però noi per Gianni Sacco. Sì, stasera siamo qui per Gianni. Chi non amava Gianni Sacco? Tutti quanti, nell'ambiente tutti quanti, perché è stata sempre una persona rispettosa, seria e parlava bene di tutti quanti, ma non perché non c'è sta più, perché è vero che è così. Grazie alla tua presenza, Iano Zappulla per Movida Television. Grazie a te, ciao, ciao, un bacio. L'amante, di contrabbando non ci sto, mi arrendo solo se ti avrò, io di nascosto non farò. L'amante, non saggio mai se tu sia mia, se chi sta male da fuggire, che dice a me o dice a lui. Per vincere, aspetto un sole che non c'è, ma sotto una presa a te, ma mi ha rubato poche nuvole. Sì, per vivere. Avanti no, avanti no, lo voglio solo per me, a casa mia, sta vita mia, l'ho già bruciata per te. Come modo non sa c'è sta, non te ne voce sta amore. Strillare stai con me, casi sono da mia, così mai più mi ucciderai con la mia gelosia. Amanti non durano, io ti chiedo una vita. Gianni Sacco voleva il divertimento, la pace, l'unione degli artisti napoletani, quindi col sorriso, vai, facciamo l'intervista col sorriso. Con Gianni io sono legato proprio la mia carriera, quando nel 75 scendevo la galleria, eravamo chi pavo il caffè, i cacci in cucina, visto con 128, e in altri tempi, armonia, allegria, è stata una persona squisitissima. Il pubblico lo vuole bene, anzi me ne sono accorto oggi che Gianni Sacco è ancora amato più di prima. E questa sera anche tu presente in memoria di questa grande voce storica. Non poteva mancare, canterò una canzone non volendo, siccome io ho perso mio padre, una canzone che si chiama Don Ferdinando, io la dedico proprio a lui. Quindi l'ascolteremo, mi raccomando, seguite questo servizio per Movida Television e per il nostro Gianni Sacco qui al Partenope Village. Salutiamo Mimmo Taurino, ciao! Ciao Gianni, un bacio! Anche la bella Mora Isa Martini, come stai per Gianni Sacco? Bene, benissimo, vedendo te sei diventata mamma e ti posso capire, io ti faccio tanti tanti auguri, a prescindere della nostra amicizia che dura da anni, sono anch'io qui al memoriale del nostro grande Gianni Sacco, che gli mando sempre un bacio e lo volevo veramente bene perché era una persona per bene. Cause we're gonna make it.
Ma mi stai mandando un bacio? Sì. O stai fumando? Stai svapando? Tre baci. Vabbè, anello amato. Ecco, ci divertiamo, un sorriso per Gianni Sacco perché voleva che accadesse questo tra di noi. Sì, è vero, perché lui merita molto, ha fatto tanto per la nostra Napoli, per noi giovani artisti, noi che sono giovani però. E insomma, non sei giovane perché non è che hai una certa età, però artisticamente ti ringrazio moltissimo. Sei un anzianotto. Grazie. Mi sono onoratissimo di stare qua stasera in onore di Gianni Sacco, che io mando un bacio forte forte. Questa sera anche tu presente per il Memorial. Sì, è vero, è vero. Non potevo mancare. Grazie Nello, un saluto per gli amici di Movida Television. Movida TV, vi voglio bene, seguitemi sempre, Anello Amato e Simone Amato, ciao! Rosario Albano ad omaggiare il grande Gianni Sacco al Partenope Village, come stai? Bene, bene, contentissimo di partecipare a questo Memorial, a questo bel evento, bella iniziativa, un applauso a tutti gli organizzatori, ad Angelo Ciro, tutti i componenti e niente, noi siamo qua perché Gianni Sacco, oltre che essere un bravo e un grande artista, era veramente l'amico di tutti. Io ho avuto bei ricordi all'inizio proprio della mia carriera fino a finire alle ultime trasmissioni cerimoniali che ci incontravamo, quindi siamo tutti addolorati per l'evento, però insomma è una bella iniziativa, complimenti agli editori. Terremo sempre ricordi di Gianni, sempre nel nostro cuore. Sempre un tuo cuore nostro. Ci vuole, Crocino è partito per un viaggio e pensiamo a questo. Gianni, grazie. Ti voglio bene. Rosario Albano, con noi e per Movida Television. No, lasciamo pure sempre nascose chi ci aspetta a casa. Pure i sentimenti sono rubati in questi minuti. Da con l'ansia e paura noi mi vorrei calare. La sposata fosse pronta a farmi le pazze. Tu che già fanno insieme a nata, ma già ti ha sposa. È sbagliata ma noi senza noi non ci fida a me sta. Gigi, niente comicità, siamo in un memorial, no? Vabbè, però dobbiamo divertirci, dai, tutto sommato voleva questo. Io penso che Gianni Sacco ha questa, è la sua festa, sì. E quindi secondo me ogni giorno di questo giorno va ricordato così, Gianni Sacco, quindi a parte il fatto, poche volte io dico delle cose su delle persone. Gianni Sacco non l'ho mai visto incazzato, non l'ho mai visto che ha parlato non pure di un altro. Prima di ogni artista era un signore e io stasera gli consegno verbalmente la targa della persona per bene, che è Gianni per te la targa.
grande Gigi Attrice, per i nostri amici di Movida Television e per il Partenope Village, in memoria del nostro amico di sempre, per sempre, lo dirò sempre, scusate del gioco di parola, Gianni Sacco, con noi, ciao Gigi. Gianni, ciao Gianni, comunque stai, un bacio. Tic toc, tutte le mattine, tic toc, con un cuoricino, tic toc, torno un po' bambino, e mo va che faccio vedere giro. Tic toc, tic toc, tic toc, un tutto mi lascio il tic toc. Questa è la flor dello sguardo, tic toc, fatelo pagare, facciami lasciare, ogni problema sa vibrare la realtà, fatelo cantare, fatelo parlare, su tic toc cosa usa una mamma, tic toc, tic toc, tutti quando vanno a andare a far tic toc. Non poteva mancare una voce storica quanto lui, il nostro Antonio Bonomo, grande amico di questa voce. Fraterno amico, devo dire, e lo sento dentro ancora in questo momento. Un momento così triste, però bello solo quando porta, quando va nel cuore. E Gianni resta qua con me e basta, non si discute più, perché era una persona straordinaria, un ragazzo educato, una persona dove tu potevi veramente fidarti sotto tutti i punti di vista, ed era un bravo artista. Okay. Antonio, però qualche aneddoto, qualche ricordo che ti lega a lui? Ma mi legano tantissimi ricordi, ecco perché io riesco comunque a fermare le lacrime ancora adesso che stiamo naturalmente cantando per lui, e io vorrei che si facesse sempre una cosa del genere a tutti gli artisti che amano la canzone napoletana, quella classica, quella pulita. Io auguro a tanti giovani di studiare prima la canzone classica napoletana e dopo quella moderna, e vi auguro quello che ho fatto io fino adesso, me lo sono lavorato studiando, e ve lo auguro anche a voi. Ben detto Antonio, quindi ricordiamolo sempre cantando in maniera buona, pulita, e viva la canzone classica e contemporanea napoletana. Grazie Antonio. Grazie a te, grazie a voi, un bacio a voi, grazie. Tutto passato la gira già là. Fammi resta con te per tutta vita. E che la caccia fa ti è solo con tu. E mo sto qua qui, ma t'abbracciare, ma te passa. Vita, tu non ne sia vita. Insieme a te mi torna a nascere con te, che sta vita mi è cambiata. Tu, suo miracolo e s'amore, vita, dopo me si amica. Il nostro romanticone Leo Ferrucci, ti descrivo da una vita che sei romantico e hai tutte le qualità, e soprattutto qui al Partenope Village per onorare, omaggiare una voce che ci ha lasciati pochi giorni fa, Gianni Sacco. Leo Ferrucci, innanzitutto ciao a te, ciao al pubblico che ci segue da casa. Non potevo mancare, perché comunque Gianni è stato un esempio di vita, una bravissima persona, al di là di un grande artista che ha fatto veramente tante cose belle, e
niente, merita tutto questo rispetto da parte nostra e questo, diciamo, questa solidarietà nei confronti, veramente nei suoi confronti, che veramente io non ho parole, perché era una persona eccezionale davvero, perché poi non sono io a dirlo da solo, ma tutti, perché comunque l'umiltà da vendere aveva, rispettava il più piccolo, dal più piccolo al più grande, insomma non si è dato mai, non ho sentito mai dire io sono, ha sempre detto noi siamo, e quindi veramente io sono felicissimo di presenziare questo memorial in suo onore, chiaramente dispiaciuto per la perdita, perché comunque è inaspettata, pure è stata inaspettata. Noi siamo vicinissimi alla famiglia Sacco e adesso godiamoci la serata e sorridiamo proprio per Gianni Sacco, per gli amici di Movida Television. Ciao! Ciao Gianni, sei sempre con noi. Ciao! Come ogni a te, io non posso stare senza te, che il cuore tu non si può spiegare, nato come a te non si può andare, non esiste che E che piacere avere anche la presenza della storia. Ecco, semplicemente ti descrivo la storia della canzone napoletana. Lucia Cassini, come stai? Oh, un po' meglio. Adesso sto con le stampelle, però cerco di superare. La voglia di vivere, di cantare, di fare è tantissima, per cui vado. E sicuramente sarà struggente questa voglia disperata che hai di cantare, però tra un po' salirai sul palcoscenico. Sì, faccio due canzoni, sono venuta proprio per Gianni, perché Gianni Sacco era una, a parte Angelo Uccero e la televisione, che io sono molto legata a loro, però Gianni Sacco era una persona per bene della canzone napoletana, per cui poi ho visto tanti colleghi stasera, quindi è la prima volta dopo tanto tempo che ritorno, quindi mi fa piacere. Quindi è un piacere che tu sia qui, grazie. Ho trovato pure a te con la tua piccolina, sì, o il tuo piccolino, Santiago, troppo bellino, Santiago. Che saluto pure una persona che sta là, che ci vede, speciale, Claudio Mantua. Claudio, ciao Claudio, bacio, è bellino quaglione, troppo. Grande Lucia Cassini, ti ringraziamo e grazie per essere qui al Partenope, grazie. Village per il Memorial Gianni Sacco. Ciao a tutti, seguitemi, sta per uscire il mio libro, Ischia Forever, esce per fine mese, e poi la fiction, ti vedo dopo. Quindi seguite in tanti Lucia Cassini, ciao Movida Televisione. Ciao, ciao, ciao. Si mavuli sempre, non era mente, non facessi struguli ad agente, non mi tagliassi pizza, rapaglietta, non mi mettessi la crusca in ta giacchetta, non mi scrivessi con un piezzo e gesso, alle domadine, cicci, si fessa, si non fa, si non fa, si non fa, te ne butti, te ne abusi che ciccia formaggio, non tengo coraggio nemmeno parla. Ah, che bella panza che tieni, che bella panza che hai,
me la dai, me la dai, me la dai la tua panzetta. Fabrizio Ferri, wow, una vita, una storia, canzoni, successi, qui al Partenope anche tu in memorial, per il memorial Gianni Sacco. Allora, con Gianni c'è un grande ricordo, che 4 anni fa io ho fatto una canzone insieme a lui, con gli arrangiamenti del maestro Enzo Rossi, andammo a Roma a fare questa canzone insieme. Lui mi ha sempre dato dei bei consigli, mi ha sempre rispettato per la voce che io ho, e altrettanto anche io per quello che ha fatto per la nostra Napoli e non solo. E ce lo ricordiamo sempre alla grande, grande Gianni. Ti ha sempre sostenuto Gianni, e questa sera... A me devi sapere che mi chiamava Ufo Dondona, cioè pensa un po'. Ma dietro questa parola cosa c'era? È perché mi vedeva troppo sempre Ufo Dondona, Ufo Dondona, Ufo Dondona, quella parola vecchia napoletana. Pazzarello, abbiamo capito. Bravo. E ce lo ricordiamo sempre che è un grande artista, ma soprattutto un grande uomo, pieno di educazione, pieno di signorilità. E si faceva le sue cose tranquillamente, senza gelosia e senza pensare a nessuno. Grazie Fabrizio Ferri, un saluto per gli amici di Movida Television, fai un saluto. Vai. Movida Television, mio compagno mi Lucio, ti voglio bene, sei un grande. Guaglione non sai com'è brutto a sapere, ma sei arrivata fin da anni sbagliando con me. Io non conto a nessuno, e se cerca l'aiuto sono pronto, sto qua. Fammi sapere che tu sei vera, ma non mi abbracci. Il cantautore Enzo Caradonna questa sera mi ha colpito nel profondo tantissimo, perché è arrivato sul palcoscenico e non se l'è sentita cantare. Enzo Caradonna. Anche perché sto vivendo anche un momento particolare. Poi io con Gianni avevo un rapporto al di là di quello che può essere quello artistico. È stato uno dei primissimi artisti che mi ha accolto a Napoli. Quando io sono arrivato l'ho raccontato sul palco. Avevo un dialogo anche in privato, perché spesso ci sentivamo, e mi piaceva la sua grande voglia di tramandare quello che lui sapeva agli altri. Allora delle volte io mi incantavo proprio a guardarlo quando lui insegnava, diceva prendetevi tutto quello che già c'è stato, imparatelo, la cultura napoletana non finisce con le vostre canzoni, ma nasce anni prima, 102, 300, 1000, 2000. Ci sono delle canzoni che voi dovete sapere che sono nate prima di voi, poi voi fate il vostro. E a me sta cosa mi ha sempre colpito, mi è sempre piaciuto. Era pieno di tanti discorsi. Parlava sempre, ma era bella. Vabbè, abbiamo capito che ti ha segnato la sua voglia di fare. Io gli ho voluto sempre bene, dal primo momento che l'ho visto, e lui mi ha accolto molto bene. Lui e il gruppo che all'epoca lavorava con lui. Perciò, ti voglio bene Gianni. Ringraziamo Enzo Caradonna per i nostri amici di Movida. Ciao, Enzo. Ciao Movida, ciao Movida. Mie profanno squaglia, uso di me la passione con male mio cuore, forte voglia lucca, a fuori di niente voglia, carnalità, se sente un coppa bella carnalità, se la prima cosa bella è l'amore c'è te. Perché a tutti ti chiamano, voglia pazzi da me.
pensieri da donna duca, e che stimano da donna figlia, sino a chi sfugge di te non ci stancano mai. Parla di te, tutte parole che fanno tremare, puro piacere da stanco a te, cammina in coppa sta pelle e non ci ferma mai. Amici di Movida Television, lo vedete di spalle, ma è lui, Mauro Nardi, prontissimo per varcare questo palcoscenico per il Memorial Gianni Sacco. Mauro, qualche parolina, qualche segreto anche, qualche aneddoto? Ma con Gianni? Ma io con Gianni ho tanti aneddoti con Gianni. Con Gianni io posso dirti che non lo sapevo, ho scoperto che lui era così diventato un cultore della canzone. Sono andato a lui a farmi dare i testi di un canzoniere che ho fatto, un discografico di Verona, Azzurra Music, e lui mi ha procurato tutti i testi delle canzoni, tutti precisi, di non far sbagliare le parole. Guarda. Poi Gianni, io ho gli aneddoti di gioventù con lui. E sono qui stasera proprio perché è dedicata a Gianni. Da Mauro Nardi. C'è il nostro grande amico. E poi sono donne del quartiere. È normale. Siamo cresciuti. E lui, siamo nati quasi insieme. Perché prima di sposarmi, Giovanni senza offese non era solo un bravo artista, ma era un grande pittore, Gianni Sacco. Un grande pittore. È stato con lui che ha diretto i lavori all'abitazione io prima che mi sposassi, nel 78, immaginate, era giovanissimo, come era un piccolino. E così nasce Gianni Sacco con l'agenzia di Rocco Caldieri. Eccolo Mauro Nardi, Movida Television, venite. Allora, io l'avevo strappato per l'intervista per Movida Television, però Mauro Nardi per il Partenope, Vince per Gianni Sacco, e qui un grande applauso. Eh sì, quando scusso la sera con me stessi, penso che se non avessi mai incontrato che cosa legge, ma mi sa come andare. La storia non è fatta in un momento, perché è troppo poco di quella droga. E se ci va rimane tutto stante, e i tremo troppo la paura. Perché sta pure. Innamorarsi, te vado dove è brutto si succede. Innamorarsi, e scuote che è dovuto per la chiesa. Mio grande fratello, davvero lo vedo molto diverso, ha cambiato un po' la generazione napoletana. Tommy Riccio con noi per Gianni Sacco. Buonasera a tutti. Appunto, io sono qui innanzitutto per ricordare la grande memoria del grande amico, artista, umile uomo, tutti gli altri bruti, il mio amico fraterno Gianni Sacco. E sapete che ultimamente gli ho scritto pure alcune canzoni. Gianni per me è una persona di famiglia, molto amato da me e dalla mia famiglia. Stasera sto qui con il cuore, diciamo che più
bel artista ma come persona, perché volevo un mare di bene a Gianni Sacco. Ma adesso raccontami di questo coinvolgimento, hai fatto una canzone, un altro genere musicale che ti addice anche. Sì, diciamo, poi ho fatto un pezzo rap, a strada mi ha ballato una cosa con Gioca e sto cercando di mettermi un po' in gioco con questa nuova musica, questi nuovi ritmi, questo nuovo, però non tralasciando mai quello che è Tommy Riccio, insomma. La storia di Tommy Riccio è quella, e nessuno diventerà, è indenne, intoccabile, non la tocchiamo mica. Tommy, questa sera anche tu ci omaggerai di due canzoni. Sì, canto due canzoni appunto nuova, questa qua con Gioca e un'altra dedicata all'amore che si chiama A quando ci stai tu. Molto bella quella. Tommy Riccio per gli amici di Movida Television. C'è su una vetrina una paranza a mano, mi è cagnato tutte cose andare in nato. No mamma, no mamma, voglio passare da tu, non mi fermare, non mi fermare. Tanta gente la vita in questa città, sta città, ci stavi ad uscire, voglio comanna, comanna, comanna. Abbiamo imparato tanta cosa, e quando tutta te senza torna a casa. Sono tornato ma non è giù come ieri. Io mi guardo attorno e vedo facce nuove, è tutto diverso un po' tutto il controllo. Tengo attorno a me o vedo tanta frate che mi sembra che non mi ha abbandonato. Mi sono cresciuto, lascio la vita, non era niente, mai che sta vita senza poter anzi niente, perché senza i soldi non si canta la mestia. Lascio la spalla, tengo che facca, c'è un messaggio, ma io di sguerra, capo rasata, tu mi hai barrieri. Grande autore, grande artista, il suo nome è Antonio Fischetti, alias Antoine. Ah, sta cadendo la descrizione, sai? E appunto, nato meglio di me. Nato meglio di me, c'è pure a Fabrizio Ferre, carnalità. Vabbè, voglio dire che sono venuto qua, quando muore un amico è sempre segno di tristezza. Però noi che siamo artisti, siamo qua per dire che Gianni Sacco festeggiamo con tristezza ma con allegria. Vabbè, come se fosse in mezzo a noi, lo stiamo vivendo questa perché sera. Perché gli artisti non muoiono mai, quindi noi siamo qui con questa vena di tristezza ma anche con questa gioia di festeggiare la sua grande vitalità, perché Gianni era uno pieno di vita, era un allegro, uno che ci piaceva vivere, cantare, ci piaceva i giovani, e sono dei ricordi molto belli, e mi dispiace il fatto che io sono qua e lui non ci sta. Lui vivrà sempre con noi, e l'arte che non morirà mai. Gianni, una cosa da già dice, quando lui mi telefonava, perché lui era uno che telefonava tutti i nomi, compleanno, festa, Natale, Pasqua, Epifani, mi telefonava sempre, mi faceva gli auguri e io gli ero di cambiare. La prima cosa, prima di attaccare, diceva saluto ma Gaetano. Sai chi era Gaetano? Era Nino D'Angelo. Perché? Perché io, anni indietro, sono stato quello che ha chiamato Gianni Sacco per poi farlo mettere nello spettacolo Corvazzo. Io lo chiamai a Casinino D'Angelo, chiamai a Gianni Sacco e ci passai il telefono. Allora lui questa cosa non se la dimenticava mai. E tutti i volte che parlavo come ci saluto ma Gaetano, come stai Gaetano? Lo sta Gaetano! Grazie Antoine, grazie per il tuo sorriso, grazie anche per la tua musica. Lucio. Ciao, Movida. Movida, ciao! Stamore da ci metto fritto un po', chiusa di manca a te spalle, dalle qua la prima volta, ce la nascono ogni giorno, e le leggi tutte cose, e se fa piacere a noi, a noi. Che piacere vedere un dolce viso, sempre speranzoso, perché lei è la signora della canzone contemporanea, la canzone napoletana. Non ti smentisci mai, Rita, sempre in gamba. Come stai, Rita Siani? Sto bene, sono felice di vederti da mamma. Ti ho lasciato signorina e ti trovo mamma. Bellissimo bambino. Grazie. Questa sera tutti per Gianni Sacco.
Gianni Sacco, beh, ci vorrebbero mille trasmissioni e tanti tanti discorsi per ricordare gli aneddoti. L'unica cosa che posso dire è che era un grande uomo, un grande artista, serio, e poi aveva un cuore immenso. Grazie Rita. Questa sera anche tu varcherai questo palcoscenico del Partenope Village per omaggiare la famiglia che è qui di fronte, qui a seguirci con attenzione. Devi sapere che io sono cresciuta con questa famiglia, quando sono arrivata a Napoli con la popolarità di Sidurna Satumè, quindi eravamo un'unica squadra con un unico agente, Mario D'Angelo, il nostro agente, quindi io stavo sempre con loro e io sono sicura che lui da lì si sta divertendo e sta cantando con noi stasera, perché cantava sempre. E poi aveva una cultura sulla musica napoletana, sulla canzone napoletana, credimi, io rimanevo sbalordita. È vero, impeccabile, come ho detto prima. Grazie Gianni Sacco per tutte le tue emozioni che hai tramandato a noi artisti, a voi artisti. Grazie Rita Siani. Ciao, storia di Napoli, da lassù. Ciao Movida. Quanto tempo ancora vuoi aspettare? Guarda che t'ha fatta che non l'ha. Sabiglia tuo cuore e l'anima, perché non te ne accorgi. Non voglio sentire sta verità, fa male. E come dici tu, ma chi ce la fa? Che ormai è un'abitudine per me, che mi fa bene. Questo memorial ricordando il nostro amico Gianni Sacco. Grande Gianni Sacco, grande Gianni Sacco, che l'ha lasciato tanti tanti bei ricordi per quanto riguarda la mia persona, tantissimo. Una persona colta della musica napoletana, è uno dei pochi che diceva sempre prima gli autori e poi tutto il resto veniva, quindi è un grande, ha lasciato un vuoto immenso in mezzo alla musica napoletana. E poi una persona molto competente, diciamolo. Molto competente, molto, conosceva molto veramente la classica e la canzone napoletana per com'era. Toto, qual è la canzone, quella che ci canterai questa sera? Io questa sera canterò L'artista innamorato, che è tratto dall'album Puzzle, ok? Quindi questa canterò. Grazie Toto Fabiani, per i nostri amici di Movida Television. Grazie, seguite sempre il nostro amico Toto Fabiani. Ciao! Ciao! Stiva parlando e te viene a sentire, guardano poco calcio combinato, se le parole d'aggio dedicate, pure sta musica mia. Pigliate un caffè per sta sciodata, state vicino a me tutta nottata, con la chitarra in coppa no divano. Parlerà bene di più bello di tutto il mondo e fa capire come sorpasse te. L'artista innamorato, come entro canto gianna, pure stasera roba stava.
Allora, volevo ringraziare innanzitutto Angelo, al grande artista, e anche, diciamo che io lo ritengo come mio zio Antonio Buonomo, che è stato tanto caro in questi giorni attorno alla mia famiglia, e all'artista Maurizio, che si è impegnato anche lui, a voi, a tutti gli artisti che hanno onorato il mio papà. Che dire, la canzone napoletana dovrà andare sempre avanti. Lui voleva questo, voleva che nessuno si dimenticasse mai della canzone napoletana fatta per bene, e che la portiamo in tutto il mondo e sta sempre nei nostri cuori. Grazie Ciro. Facciamo grazie Ciro. Invece Lina, poi dopo allora Ivan e Gianluca, dai. Niente, io cosa posso dire, lui stasera è stato qua con noi, solo questo, ha presenziato pure lui, e io voglio fare un altro ringraziamento al maestro Nino D'Angelo, che questi giorni ha messo anche lui, ha dato anche lui un saluto a mio padre. Sì, ha messo dei post che sono usciti in vari giornali, e nulla, io non aggiungo nient'altro, voglio solo ringraziare tutti quanti voi ancora per questa bella presentazione per in memoria di mio padre. Okay, nient'altro. Cediamo il microfono a Ivan, che sta di là. Grazie Lina, adesso c'è Ivan De Luca. Io voglio ringraziare principalmente ad Angelo, Ciro e unicamente a Renato e a tutti voi che avete presentato questa bella serata, unicamente veramente con di cuore a tutte le persone che Gianni ha voluto bene e che veramente l'hanno voluto bene. E che dire, Gianni Sacco lo portiamo sempre nel cuore, soprattutto sta sempre con noi. Che dire, avete già detto tutto voi, ok. Niente, vabbè, io mi unisco ai ringraziamenti fatti dai miei cugini, tutti voi che siete riusciti con un'ardua impresa a stare qui sul palco fino a 1:10. C'erano tantissimi cantanti, forse è una festa di piazza, non è un ricordare. Mio zio verrà ricordato per quello che ha fatto, nel cuore delle persone che gli hanno voluto bene e nel cuore delle persone che restano ancora qui e possono parlare di lui. Questo è mio zio. Salutiamo un bacione alla signora Anna, facciamo un applauso a tua mamma, a tua zia che sta a Gianni, a Dima, l'altra sorella che sta a Parma, poi a Prato, scusami, gli diamo un dischetto. Noi praticamente ci concederemo da voi. Io ringrazio praticamente tutto lo staff, Movida Television, Telecolano, Partenope TV, Napoli del Cuore, tutti quanti. Voglio ringraziare Ida Piccolo, grazie veramente di cuore Ida per questa tua. Io ti ringrazio Renato, anche perché è stato un piacere stare con la famiglia Sacco. Io conoscevo papà, devo dire una gran bella persona, volevo spendere anche io qualche parola, però l'hanno già fatto i nostri colleghi, i tanti artisti che hanno onorato con la loro presenza eccelsa questa bella serata. Ringrazio Renato, ringrazio Angelo Ciro, ringrazio Carmine Di Pietro, ringrazio tutti voi. Grazie anche a Carmine. Grazie Ida, e come tanti anche io un bel ricordo di Gianni, come già ho detto all'inizio, al Teatro Il Piccolo, allo spettacolo Fumi in Aula, è stata una grande persona, mi è stato molto vicino, lui è ancora un uomo, e quindi lo ricordo così, una bellissima persona e che rimane al Teatro Il Piccolo. Ciao Gianni. Okay, c'è anche l'altro nipote, Enzo, l'altro nipote di Gianni, un saluto anche da parte tua. Saluto tutti e ringrazio tutti i colleghi artisti che ci hanno favorito in questo omaggio. E che dire, avete detto tutto, ringrazio tutti e un bacio a zio che arrivi fin lassù. Grazie di voi. Allora noi ringraziamo tutte le persone. Grazie. Che praticamente stanno ancora sul televisore a vederci, grazie sul 188, 190, sul 602, sul Telecolano, grazie a Lucio, grazie al caporedattore Lello Ranieri, grazie Antonio Di Gennaro, grazie a Cipriano, ma grazie veramente di cuore a tutti, a questo pubblico meraviglioso, alla signora Anna, alla famiglia Sacco, a te Ida,
a te Carmen, a te Toto, a tutti gli artisti, e grazie a questo angelo del cielo, grazie Pasini. Buonanotte. Buonanotte a tutti, buonanotte, buon proseguimento. Movida Television. Musica, eventi, moda, spettacoli, news. Movida Television. Il programma di intrattenimento ideato da Lucio Ruggero. Se vuoi essere protagonista e avere le telecamere di Movida Television, chiama il 348 82 39 263 o scrivi a movidatelevision@libero.it. Movida Television. Seguici anche su Facebook, YouTube, Twitter. www.livestream.com/movidatelevision.